Qual è lo chef? No, il cameriere, Mazzoni. Tu, ma è adatta anche a quello, dai. Almeno consiglio bene. Accanto a me ci fossero anche gli altri sindaci che sono intervenuti e chiedo loro di avvicinarsi, perché te lo dovevo. Significa dimostrare che, diciamo, la vicinanza e la manifestazione di vicinanza nei confronti degli isolatori è un qualche cosa di condiviso, è un qualche cosa che tutti noi conosciamo profondamente e che è trasversale. Noi siamo perfettamente consci delle difficoltà che avete vissuto e, a fronte di una situazione iniziale pandemica sconosciuta, certe misure restrittive, ultra restrittive, potevano essere accettate. Ma quello che anche a nostro avviso oggi non è più accettabile è il fatto che, in ragione della curva epidemiologica che dimostra un miglioramento, di una campagna vaccinale che comunque con le sue lentezze, soprattutto in Toscana, incede e procede, quindi di fronte a una situazione migliorativa, con più esperienza, più con conoscenza rispetto all'anno scorso, si adottino delle misure incomprensibili, illogiche e addirittura più restrittive di quelle dell'anno scorso. E questa è una cosa che noi non possiamo accettare. Noi siamo comunque sindaci delle istituzioni, dobbiamo muoverci e siamo rigorosamente legati a delle attività legate alla legalità, però abbiamo in democrazia la possibilità e il dovere, in questo caso, di manifestare delle perplessità. E questo vi garantisco che lo stiamo facendo a tutti i livelli, e che anche i presidenti di regione, capitanati da Pedriga, ieri hanno scritto a Draghi mettendo in evidenza tutte queste stranezze che non sono sopportabili. Il coprifuoco è una condanna, è una vergogna, non esiste nessun supporto scientifico che attesti che il coprifuoco abbia avuto la riduzione della curva pandemica come conseguenza. Il CTS non l'ha mai detto, è una posizione prettamente politica e come tale deve essere affrontata e scardinata, e su questo noi lotteremo insieme a voi fino alla fine, perché è inaccettabile. Perché, come veniva ricordato da qualcuno di voi, le agenzie turistiche stanno già disdicendo viaggi, ci sono annunciazioni di stampo americano che dicono che in Italia non si possa andare perché è difficile, c'è il Covid e c'è una situazione pericolosa rispetto alle altre comunità europee, cosa che non è assolutamente accettabile e che è assolutamente falsa. La ripercussione, se noi non affrontiamo la situazione in maniera tempestiva, che questa misura restrittiva del coprifuoco potrebbe avere sul rilancio turistico, ora che stiamo uscendo dalla gravità della pressione Covid massima, sarebbero incalcolabili. Recenti studi di Confartigianato, che ringrazio, vedo il Presidente, dicono che ad oggi i ristoratori e la categoria dei ristoratori hanno già perso oltre 45 miliardi di euro nel complessivo della categoria. Questo significa che i 190 miliardi e i 40 miliardi dello scostamento di bilancio non possono essere sufficienti come forma di ristoro, perché soltanto i ristoratori hanno avuto 50 miliardi di danno. E quindi, nel rispetto delle misure di sicurezza, del distanziamento sociale, su cui i ristoratori hanno investito pesantemente, perché gli era stato detto che se c'era il metro, prima il metro 80, poi il metro di distanza all'interno delle strutture si poteva lavorare, ora non possono più lavorare. E chi non ha la fortuna di avere uno spazio esterno di fruibilità si trova condannato con questo tipo di misura, e anche questo per noi è inaccettabile. Grazie. Ieri, a dimostrazione della trasversalità della politica, ecco i sindaci del Consiglio Comunale di Grosseto, su proposta, non voglio fare politica, ma tanto chiunque di voi che legga un giornale sa come siano andate le cose, è passato un ordine del giorno che impegna il sottoscritto e la Giunta a muovere tutte le azioni mettibili in campo affinché sia abrogata la misura del coprifuoco, affinché sia possibile mangiare anche all'interno della struttura ristoratrice,
affinché, e questo lo stiamo facendo noi come comune, sia possibile non in adiacenza avere la fruizione gratuita, allargata, ampliata del suolo pubblico. Queste sono misure prettamente inserite nel contesto di salvaguardia dell'attività della ristorazione, che non sono le uniche che stiamo chiedendo, ma su cui diligentemente, come voi, ordinatamente, come voi, in maniera signorile, come tutti voi avete fatto, nonostante che qualcuno abbia biecamente cercato di speculare anche su questo, chiedendo la politica, che non ha niente a che vedere con la situazione che state vivendo e che noi stiamo vivendo insieme a voi nel prospetto, dobbiamo assolutamente farlo arrivare. E ci riusciremo, perché parte da qui, ma non siamo gli unici. Sono in contatto con ANCI, con UPI, con tutte le strutture sottordinate e tutti hanno un unico grido. Queste misure non vanno bene, queste misure devono essere cambiate. I ristori non arriveranno per quanto sarebbe necessario arrivassero. Fateci lavorare, fatemi lavorare, chiedono solo di lavorare. È inaccettabile che le metropolitane piene, le piazze piene, i giardini pieni, i treni pieni di gente, e non consentire a una categoria di gente che ha investito di poter lavorare. Quindi insieme a voi, lavoro, 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 nel rispetto delle leggi, nel rispetto della legalità, con la signorilità, ripeto, che vi ha contraddistinti, ma lavoro in sicurezza. Grazie. Io quando ci vuole un numero lì,